E ora vi parlo della verifica che a un certo punto della mia vita io ho inteso fare. Poiché mi ero accorto di essere un doppione di Gesù. Avevo intuito che, poiché la mia nascita era esattamente il 25 gennaio, cioè un mese dopo Gesù, e avevo visto che tutta la mia vita aveva ricalcato quella di Gesù. Ora, se io ero veramente un doppione, quando avrei raggiunto i 66 anni e 2 mesi dopo il Venerdì Santo in cui Gesù era morto, sarei morto anche io. Quindi questa era la previsione. Io sarei mancato 2 mesi dopo il mio 66esimo anno di età, nel giorno in cui la Chiesa avrebbe fissato la Pasqua. Non sapevo quando era, lo seppi solo quando finalmente appresi che nel 2004 il Venerdì Santo era il 9 di aprile. Aggiunti i 60 giorni, io sarei dovuto morire il 9 giugno se era vero che io ero un doppione. Poi però mi accorsi che se era vera anche la mia Trinità, poiché 100 è il numero assoluto, a 300 giorni dalla venuta meno della mia luce, ci sarebbe stato un grosso ammanco sulla Terra, un ammanco di luce. E feci questa profezia. Ebbene, quello che successe proprio a 300 giorni dal 9 giugno fu il blackout che ci fu negli Stati Uniti, in cui mancò la corrente elettrica in grandi parti. A questo punto io presi coraggio e, quando si avvicinò un'altra data abbastanza significativa, secondo me, messa proprio in relazione a questo mio venir meno come doppione, mi rivolsi a Informazona e profetizzai che ci sarebbe stato il colmo della mancanza di luce. Precisai il giorno in cui sarebbe accaduto. Ora io vi mostro che cosa ne scrisse Informazona. Dopo il mancato arrivo della polmonite atipica, Romano Amodeo ci riprova con il blackout e con il terrorismo. Vi ho già in un altro posto fatto vedere che con la polmonite atipica, con la SARS, io ho previsto perfettamente quello che sarebbe accaduto tra le 9 e le 10 del 23 maggio 2003. Però, visto che io avrei pregato per pagare solo io e evitare la polmonite atipica, non è venuta la polmonite atipica, io avrei sbagliato. Vabbè. Riappare il profeta. Amodeo prevede buio. Oggi, venerdì 10, alle ore 10 e 15 o 15 e 10 italiane, nel mondo accadrà un evento dall'eccezionale impatto emotivo. Romano Amodeo, il profeta di Saronno, riappare dopo l'assenza estiva con una nuova tragica premonizione. Dopo l'annuncio dell'arrivo della polmonite atipica a Casina Ferrara il 23 maggio, adesso è tempo di blackout. Non quello verificatosi domenica 28 settembre alle 3:30 del mattino,
La rivelazione arriverebbe in manifesto ritardo. Amadeo vaticina un nuovo buio che dovrebbe scendere su tutta la Terra, forse per un simultaneo calo generale di corrente elettrica. Purtroppo non l'unica congettura. Se le tenebre oggi non avvolgeranno la Terra, ci penserà un nuovo attacco terroristico a gettare tutti nello sconforto nero. Io non so esattamente di cosa si tratterà, dichiara in un volantino consegnato alle redazioni della stampa locale, ma so che si tratterà di un evento che susciterà nel mondo ancora più impressione di quanta ne fu provocata con l'abbattimento delle due torri gemelle di New York, o con la guerra in Iraq, o con i vari e misteriosi bui locali mandati da Dio nei mesi scorsi e all'improvviso come evidenti segni. Romano Cassandra Amodeo, evidentemente non informato della caduta dell'albero sulla linea elettrica che attraversa la regione di Brunner in Svizzera, ipotizza quasi la fine del mondo. Si salvi chi può? No, se da un lato prospetta Apocalisse, dall'altro invita a non spaventarsi o demoralizzarsi, perché le profezie non sempre riescono. Caso SARS, Saronno, Docet. Molto rumore per nulla, avrebbe sentenziato Shakespeare. Sono finito solo io a pagare quando il castigo doveva essere per un vai a farti curare. Vabbè, io interrompo qui questa lettura. Tanto l'ho citata semplicemente per mostrare come la stampa sia stata molto recettiva e anche abbastanza critica, ma a sproposito. Ebbene, che cosa accadde in relazione a questa previsione di così importante? Sotto il profilo umano, qualcosa che non sembra essere molto importante, ma se noi la attribuiamo al vicario di Cristo, allora assume un rilievo che è trascendente. Ebbene, proprio a quell'ora in cui io avevo profetizzato l'evento di questo grande buio, il massimo che poteva toccare sulla terra, ci fu il buio delle coscienze. Doveva essere attribuito il premio Nobel per la pace ed era in lizza Wojtyła. Ebbene, non fu attribuito il premio Nobel a Wojtyła perché la motivazione fu: il suo compito è quello della pace. Di conseguenza non sta facendo proprio niente di particolare se sta svolgendo semplicemente il suo compito. E quel premio che in passato era stato dato ad altri non fu dato a Wojtyła perché avrebbe fatto il suo dovere, mentre invece, a quanto pare, è dato a un medico, a uno studioso, che scoprono cose legate al loro dovere, cose grandiose, perché a quanto pare il premio Nobel in fisica non dovrebbe essere dato a un fisico, perché se è quello il suo dovere, è un compito normale fare delle cose eccezionali. E se Papa Wojtyła aveva fatto qualcosa di eccezionale nel settore proprio della fede, beh, era il suo compito. Quando Einstein inventa una cosa, è il suo compito. Quando un grande scienziato, un fisico, scopre una particella, ma è il suo compito. E l'uomo piombò nel massimo della cecità della propria mente, perché non si rese conto di che cosa mostruosa stava facendo proprio in relazione alla fede. Ora, voi tutti sapete quanto valore io attribuisco alla fede. Ebbene, questo buio che piombò nelle coscienze non fu nemmeno rilevato, perché parve a tutti una cosa normale che il premio Nobel per la pace non potesse essere dato al Papa.
E perché è vero, faceva il suo dovere. A quanto pare tutti gli altri premio Nobel ricevono il premio perché non fanno il loro dovere. Ma ancora una volta, la stampa locale, osservando che non era successo niente di particolare, di cose così terribili per il mondo. Ma certo, se le cose terribili per il mondo sono i massacri, capisco. Ma quando una cosa è così terribile, perché chi fa veramente in modo grandioso il suo dovere nel campo del cristianesimo e non è premiato semplicemente perché è geniale, è veramente santo nella sua interpretazione, allora arriva il buio delle coscienze proprio nel settore di Dio, che è il settore più importante di tutti. Ma è una cosa che all'uomo non apparirà per nulla grandiosa, perché è per un difetto di posizione. E quindi, ancora una volta, pur essendo stato io preciso in questa predizione, non sono stato ritenuto un valido profeta perché si aspettavano un disastro, un buio di tipo diverso, non un buio delle coscienze, non un buio malintenzionato da parte di tutti i miscredenti che odiano Gesù Cristo e non vogliono che sia assegnato un premio per la pace proprio al vicario di Gesù Cristo. Gesù Cristo è Dio. Un torto fatto a Gesù Cristo è un torto a Dio. Un torto fatto al vicario di Gesù Cristo è nello stesso modo un torto fatto a Dio. È il torto più grande che è possibile al mondo. Ma, ancora una volta, io sono stato profeta di sciagure, una Cassandra, come scrive il giornale, che per fortuna non l'azzecca mai. E se mi chiedete, in base a che cosa avevi fatto questa profezia? Cosa c'entra la tua vita, la tua morte? C'entra perché quel giorno lì era il giorno in cui io avevo 23.999 giorni di vita. 24.000 è il colmo del tempo. Un giorno in meno, ossia 23.000 999 è il colmo prima del buio che si ha alla chiusura, alla completezza del tempo. Ebbene, questo buio, il colmo del buio, ci fu, perché il colmo è non assegnare un premio a chi se lo merita, perché il colmo è perché se lo merita, è il suo compito. Di conseguenza, se non lo assegni proprio a chi svolge perfettamente il suo compito, questo è veramente il colmo del buio delle coscienze.